Il gelato degli artisti è il gelato dell'Elba. Le gelaterie sono a Procchio e a Portoferraio. Non sapete cosa vi siete persi? Questo ripetevano i 999 protagonisti del tuffo collettivo in notturna più numeroso del mondo realizzato alle Ghiaie di Portoferraio nella serata di giovedì 18 agosto. Il messaggio non era solo rivolto a tutti coloro, almeno altre 2000 persone, che sono arrivate sulla spiaggia più popolare di Portoferraio per l'evento organizzato da Comune e Proloco, ma anche a quelli che hanno preferito restare a casa nonostante la bellissima serata di scirocchetto, il che vuol dire calma piatta alle Ghiaie, insieme ad una luna piena che ha creato la cornice più bella che ci potesse essere a questa serata record. Da prima la musica di Vasco Controlucio, una kermesse dedicata alla musica dei due più grandi autori della musica italiana contemporanea, interpretati alla grande da una Meco Gang Revisited, arricchita da musicisti del calibro di Walter Martino, Maurizio Stellini e Cristina Cioni. Nel frattempo, col passare dei minuti, la folla aumentava. Una vera e propria processione di persone, uomini e donne, grandi e piccini, in ciabatte e costume da bagno, con un asciugamano al collo, pronti ad iscriversi ufficialmente al tentativo di record sancito dalla presenza di un notaio e dal ritiro da parte di ogni concorrente di una contromarca con il numero di persone raggiunto. Divertentissimo, molto molto divertente. Ecco, quando tornerete a casa racconterete di essere stati mille a fare il bagno nella spiaggia più... Assolutamente, la maggior parte della nostra famiglia già lo sa, perché abbiamo detto a tutti che avremmo fatto e avremmo partecipato a questa cosa. E sono molto contenta di aver partecipato a questo evento, è una livornese che fa il bagno tutto l'anno anche d'inverno, quindi per me è una consuetudine fare i raduni fra bagnanti sia livornesi che pisani. Grazie di tutto. Cosa ha significato essere una dei mille? Ha significato stare insieme, gioire dell'acqua, gioire del bellissimo paesaggio, e siamo stati, l'Elba ancora una volta si è confermata un posto meraviglioso. Grazie. Buonasera. Che sensazione è? È bella, è una sensazione che ci fa sentire più uniti, bello. Da dove venite? Livorno. Che Livorno? Da dove vieni? Da Marina di Campo. Sei venuto apposta? Sì, assolutamente. Che sensazione? Ma è strano, sembra quasi che il giorno si sia spostato nella notte. È stato bello, bello, sì. Scusi, e te l'Elba, cosa c'è lì dentro? Ah, siete due dei mille. Sì, mille sera. Bene, bene. Da dove venite? Da Firenze. Contento? Molto, è stata una bella serata, divertente. Approvo, sì. Alla fine, coloro che si sono registrati ufficialmente per il tuffo avvenuto alle 23.30 sono stati esattamente 999. Un numero beffardo, ma non troppo, che d'ora in poi rappresenta l'asticella da superare per coloro che vorranno iscriversi al Guinness World Records. Ciao Mario! Mi sono tuffato con sicurezza! Perché c'avevo il comandante della capitaneria, non voleva responsabilità, che vigilava. Ovviamente noi vigilavamo anche in incognito, avevamo parecchi dei nostri che erano qui a fare il bagno insieme al resto della popolazione. Record battuto, soddisfazione? Certo, almeno abbiamo vissuto un momento di rilassatezza, di distensione, non ci dobbiamo sempre preoccupare tutti i giorni. Ogni tanto partecipiamo tutti insieme con tranquillità. La spiaggia delle Ghiaie ha avuto un momento di aggregazione dei portoferraiesi e di rivalutazione per quanto riguarda la sua situazione notturna. Grazie. Grande iniziativa e grande successo. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Si intenda, il record portoferraiese non è stato registrato per la mancanza del tempo necessario ad avere presenti due giudici dell'organizzazione mondiale che vigila sulle performance più strane e spettacolari che si svolgono nel mondo. Rappresenta comunque il concretizzarsi di un'idea come quella dell'imprenditore portoferraiese Enrico Cioni, che apre prospettive nazional popolari dopo questo numero zero,
In pochi avrebbero immaginato una partecipazione così grande, ma soprattutto ora sono in molti ad aver partecipato e percepito le potenzialità di un evento banale per quanto si voglia, ma che può rappresentare una grande comunicazione del territorio per l'isola. L'organizzazione ovviamente andrà limata in molti particolari, ma da oggi si sa dove è piazzata l'asticella. Per fare di meglio dovranno essere almeno in 1000.